CES di Las Vegas è anche l'occasione per vedere dei prototipi sul fronte TV che forse non diventeranno mai prodotti commerciali, ma che sicuramente ci indicano la via di come saranno i TV del futuro. Samsung, dopo qualche anno in cui è parsa più ritrosa a mostrare i propri prototipi, quest'anno è arrivata a Las Vegas con molte novità tecnologiche, proposte non solo allo stand, ma anche in sede di conferenza stampa. Innanzitutto ha voluto dimostrare che si possono fare TV sottilissimi anche in tecnologia LCD LED e non solo OLED, proponendo dei prototipi di pannelli curvi denominati Perfect Slim, dallo spessore di soli 3 mm. Ormai i TV assomigliano a foglie di carta. Sempre Samsung ha voluto stracciare ogni record precedente sulla dimensione di schermo, proponendo un TV 4K da 170 pollici di diagonale, cioè oltre 4,30 m. Ovviamente nulla che possa entrare in casa dalla porta, ma un grande esercizio di stile. Decisamente interessante invece il TV riconfigurabile. A prima vista sembrerebbe un comune TV 16 noni, ma se i contenuti lo richiedono, lo schermo si scompone in due parti che ruotando di 90 gradi si ricompongono in un TV formato CinemaScope 21 noni. La cosa incredibile è che il raccordo tra i due semi display proprio non si vede. Stesso principio, ma ancora più complessità, in un TV formato da 8 mattonelle robotizzate, che continuano a scomporsi e ricomporsi in display di formato diverso. Oltre che TV, anche oggetto di arredamento e, diremmo, strumento di videoarte. Con il TV controlleremo anche la casa e la sua automazione. In questa demo si vede come allo squillo del citofono l'utente può vedere sullo schermo chi ha suonato e quindi decidere di aprire direttamente dal telecomando del TV. Samsung ha anche mostrato un concept legato alla propria Smart TV grazie alla quale diverse persone, ognuno a casa propria, interagendo sullo smartphone possono comporre una sorta di compilation musicale condivisa in diretta con gli amici per organizzare una festa distribuita in più location distanti tra loro. Non sono poi mancati gli schermi trasparenti agli stand di Samsung e LG. Soluzioni certo già viste, ma sempre interessanti, soprattutto per alcune applicazioni professionali, come per esempio l'utilizzo come vetrina nei negozi. LG ha anche mostrato una saletta riservata a molti prototipi, come questo TV double fast, per esempio. Si tratta di due OLED sottilissimi applicati l'uno all'altro. Oppure un TV molto curvo in configurazione concava, in grado di garantire il massimo avvolgimento all'utente, per esempio per applicazioni game. TV curvi anche in configurazione convessa per seguire eventuali elementi architettonici. E ovviamente la combinazione di pannelli curvi e convessi insieme a disegnare le forme più stravaganti. Sempre LG ha mostrato un pannello 8K praticamente da 33 megapixel. Un dettaglio incredibile, probabilmente più adatto a applicazioni professionali che domestiche, ma che stupisce per nitidezza e leggibilità anche delle scritte più piccole. E poi veniamo a una delle star di questo CES, l'OLED flessibile. LG ha dimostrato un pannello OLED funzionante arrotolato su un cono. La strada per il display arrotolabile è ancora lunga, ma sicuramente è stata imboccata. Hisense, da parte sua, ha mostrato un TV 8K idealmente pensato per l'utilizzo domestico. Bellissimo, ma andrebbe visto da molto molto vicino per apprezzarne davvero il dettaglio.